Ciao a tutti, abbiamo oggi qua negli studi di Piccole Magazine una meravigliosa ospite. Come potete già guardare, lei è molto conosciuta, bellissima come di solito, la bellissima anche, te lo ripeto, Veronica Aven. Come stai? Benvenuta. Ciao Daniel, piacere, Un alla fine ci piacere, siamo qui bellissima. negli studi di Piccole Sì, Magazine. dopo tante interviste Con un tramite mezzo online. piacere, Sì. tante interviste online su Skype, siamo qui negli studi, Sì, quindi con un mezzo piacere. grazie realmente per dedicarci questo tempo Grazie a voi per meraviglioso. l'spazio, come sempre, Piccole Trasgressioni, Piccole Magazine, siete stupendi proprio. Grazie. Sai che è bellissimo questo che stiamo guardando qua davanti, il tuo premio che alla fine, dopo tanto mostrarcelo su internet, quindi adesso lo abbiamo qua in fisico, il tuo premio come Italian Porn Awards da 2018, sì, 2018. infatti, questo è stato il primo che ho vinto, no, nell'anno del 2018 nella categoria T-Girl nazionali. Quindi questa è stata praticamente la mia prima targhetta per l'Hardy Channel, no, dove ho vinto praticamente domenica 13, la domenica scorsa l'ho presa la mia seconda targhetta, dove ho vinto il premio per la seconda volta come T-Girl internazionale, no? Sempre. E quest'anno potete votare anche su tutte e due categorie, sia nella nazionale e sia nella internazionale. Potete votare poi più avanti, cominciano sul sito la votazione. Bene, come ti trovi adesso che sei anche di nuovo qua sul palco per ricevere un altro premio? Sì, sono contenta. A parte, comunque, è stata molto bella per me come esperienza, perché sono stata praticamente, a parte sono andata lì, ho ricevuto la seconda targhetta, l'ho fatto anche la presentatrice, no, della serata, che è stata praticamente la prima transessuale a presentare un evento del genere, perché alla fine comunque le transessuali hai degli spazi, però gli spazi limitati in queste fiere, in questi eventi, diciamo, dell'arte, no? E quindi sono molto felice, no? E ringrazio molto lo spazio di Arte Channel di avere praticamente messo come presentatrice una trans per rappresentare un evento del genere, no? Un altro bel traguardo, quindi, Certo, bellissimo, molto, molto, stupendo. molto E sì. parlando di tutti i tuoi progetti, adesso che stai, diciamo, andando avanti con tante belle cose, sappiamo che sta per uscire un bel calendario. Cosa ci vuoi raccontare su questo calendario, Infatti, Veronica? allora la festa di presentazione del calendario comunque è stata iniziata l'anno scorso, sempre nel periodo estivo d'estate. È stato un shooting fotografico dove ho fatto io e le mie due amiche, dove abbiamo preso una bella confidenza, no? E alla fine, così, all'improvviso è uscita questa manifestazione, no? Perché abbiamo fatto degli scatti praticamente con un fotografo toscano, e lì si è creato un bel feeling tra tutte e tre pornodive, tutte e tre modelle che hanno creato questo progetto. E alla fine comunque dovevo uscire ora a settembre, però dopo tutto questo periodo che abbiamo trascorso di coronavirus e tutto, che siamo fermati, tutto questo che è preso tutti quanti all'improvviso, dopo momenti di ansia, dopo momenti brutti comunque che abbiamo passato, ho creato praticamente questo giusto per fare così, per portare un po' di, a parte la trasgressione, riunita, portare un po' di allegria, riunire la gente per vivere dei bei momenti, comunque diciamo dei momenti di dove faremo questa festa, dove faremo questa festa lì, tutte e tre, e per una causa anche beneficenti, per aiutare delle persone in cui veramente hanno bisogno, che comunque poi sceglieremo tra le vendite del nostro calendario, il 50% sarà destinato a una istituzione dove tutti noi, io, Lena e Veronica Rossi, che siamo le protagoniste di questo progetto, dobbiamo scegliere su Social Work, ci riuniamo insieme e sceglieremo una istituzione insieme ai nostri seguaci per donare, per fare questo gesto, Ah, no? che Di bello! solidarietà.
Che bello realmente, quindi si può dire che questo calendario servirà anche per diventare ogni giorno indimenticabile con ogni foto, no? Ogni mese. Ogni Quindi mese con belle scatole, hot glamour, non niente pornografico, brava. è una cosa più hot glamour, così. Stupenda, perché realmente tu il glamour ce l'hai ovunque, sempre lo porti adesso. Quindi questa causa, diciamo, questo pensiero, questo gesto bellissimo viene pensato tra di voi In per... realtà sì, abbiamo pensato tra di noi, diciamo che è stata praticamente una iniziativa della mia parte, perché io comunque cerco, è una cosa che a me mi piace, però non cerco di aiutare come posso le persone in cui hanno veramente bisogno, e tramite questo lavoro, insieme a queste due persone meravigliose, abbiamo deciso di fare questa cosa insieme, no? Offrendo la nostra immagine per Che aiutare bello. le persone in cui hanno veramente bisogno, perché alla fine abbiamo visto con tutto questo periodo che la solitudine, a parte non con questo periodo, che è una cosa che è sempre stata mia comunque, ho sempre cercato di fare qualcosa per le persone che hanno bisogno veramente, e alla fine in questi momenti credo che dobbiamo essere più umani, Brava. dobbiamo cercare di essere più umani, di pensare alle persone, al nostro prossimo comunque, no? Me permetto, me permetto. Grazie. Complimenti realmente, sai, è stupendo Grazie. sapere questa cosa, questa iniziativa. Il mondo realmente ha bisogno di persone come te, come le tue altre Minimo di amiche. ogni Sì, persona, sì. se tutti quanti facessero un pochettino, magari il mondo non sarebbe così come vediamo oggi, no? Un minimo Esatto. nostro, che non ci vuole tanto, non ci vuole E siamo tanto. sicuri che quello sarà un altro successo che avrai, Veronica, perché ogni progetto che porti avanti, ogni progetto che finisci in bel modo, e quindi parlando Grazie. sempre di questi progetti, sappiamo che c'è anche un libro, Veronica, Sì. raccontaci di questo Allora, il libro libro. è iniziato comunque, è una collaborazione mia con Mimmo e Stella, no? Scrittori arti, è un bello scrittore di Napoli, e dove praticamente abbiamo iniziato questo progetto con una visione, però io, come mi piace nelle mie cose, anche se sono in collaborazione con altre persone, mettere un po' di me, no? Lasciare la cosa, come posso dire, Diventarlo più più personale. personale. Quindi da lì abbiamo, perché comunque lì era la idea, si è nata praticamente nel senso di parlare un po' del settore arte, e quindi io non volevo soltanto parlare, essere centrata nel settore arte, ma sì, nella mia vita personale, nel mondo escort e nel settore arti, comunque facendo la gente vedere cosa è veramente, diciamo, una biografia Ah. diciamo che lì svelo un po' le cose come sono veramente, perché la gente magari ha un'idea di determinate cose che alla fine non sono, e lì praticamente racconterò dove tutta la mia esperienza di vita, tutto quello che ho vissuto, le cose come sono dentro questo mondo che la gente non immagina neanche. Bene, vuol dire che è una bella biografia, quindi come possiamo dire, Veronica Vena allo scoperto, che bello. Allora, Veronica, visto che ti ha ispirato, diciamo, a fare una piccola biografia per chiarire con le persone queste incertezze, magari, Sì, o di questo. questa idea che a volte le persone hanno, questo libro, come viene titolato? Eh sì, allora il libro comunque viene intitolato Mimmi Stella, il misteri di una transbrasiliana, il colloquio con Veronica Avena, che sarà previsto più o meno, credo che si va tutto bene, perché io avevo dedicato, mi stavo dedicando completamente soltanto per questo lavoro, poi dopo con calendario, con questa batteria di shooting fotografico che ho fatto anche, non diciamo per lavoro escort, anche per altro, di quell'intervista che abbiamo parlato nel Sì. passato, e
praticamente mi stavo dedicando di più, però con questi, con la festa, con queste altre cose, diciamo che mi sono fermato un po', però comunque se va tutto bene, credo di essere pronto. Il Mimo che conoscete voi, Parlando che sempre sul libro sì. Veronica, e quindi questo è un progetto che stai per finire, Per no? finire, sì, siamo per finire, siamo praticamente diciamo che alla metà, però voglio prendere ora ottobre dopo la festa, dopo la presentazione del mio calendario, mi dedico completamente per finire, per finalizzare questo libro, per essere magari, voglio fare proprio la presentazione, la uscita del libro nel giorno del mio compleanno, il 29 di gennaio, dove magari si avrà anche una presentazione. Ci dobbiamo vedere, devo analizzare come sarà la festa del calendario, poi E ne vediamo, aspettiamo speriamo, le news. sì, e noi aspettiamo anche di avere l'invito, Certo, perché sempre, voi realmente sempre. sarà una cosa bellissima far scoprire il libro, anche il calendar, quindi vuol dire che avrai progetto tra progetto. Certo, sono le cose che a me comunque sempre mi è piaciuto, e poi fare praticamente questi salto, no? Per fare la gente comunque capire tante cose, dico, parlo basato nel libro, no? E com'è la vita della persona che praticamente all'inizio, il mese, quello che affronta, le persone che ci vengono, che ci incontriamo nel trascorso di tutto la strada. E quindi queste cose mi piacciono alla fine, mi piace molto, mi tirano. Mi piace Benissimo. fare queste Allora, cose. sempre perché sei realmente una persona di successo e quello è molto evidente quando ti metti in mente dei diversi progetti e finisci tutti i tuoi progetti, vuol dire che già hai È quasi il mio segno, raggiunto il no? trionfo. L'acquario, siamo persone creative, che piace fare le cose nuove, Ah. quindi questo ci sta legato molto Bello, al mio quindi. segno, sì. Che bene, io sono Capricorno. Sì, mio ascendente, meu inferno Bravo! astrale. Wow! Mi piace, sai! No, io amo l'astrologia, è una cosa che mi piace tantissimo. Volevo anche studiare l'astrologia, perché comunque l'astrologia sono gli studi più antichi, tutto viene in base all'universo, gli astri, è bello comunque, perché da lì tu puoi vedere una persona, no? L'oroscopo, perché l'oroscopo sono delle cazzate, no? Però l'astrologia, il mappa astrale, tutto seguito, ci vedi più o meno, poi tu vedi, sei Capricorno, noi Capricorno, vedi, ti fai paragoni, ah, quella persona è così, e è bello, ci riesci a distinguere una persona tramite l'astrologia. Allora, nel tuo futuro prossimo, in questi giorni prossimi, cosa faresti? Cosa farà Veronica Venn? Allora, cosa farò? Sono a Milano, no? Questo periodo ho fatto un bel tour estivo e ora, come avevo parlato nell'altra intervista che abbiamo fatto su Skype, ora a novembre comincio il mio corso di dizione di cinema, che sono delle cose che voglio alla fine cercare di entrare. E sarò lì a Milano per questo periodo a dedicarmi. Finalmente a dedicarmi alle cose che mi piacciono, a studiare le cose che mi piacciono, le cose che mi fanno piacere, magari cominciare, diciamo, una strada diversa, no? Dell'arte, sempre attuando, però di una forma diversa. Bravo, mi ricordo anche di una delle interviste che ti ho fatto, che avevi fatto una recitazione anche in Brasile, Sì, giusto? di Rotas dell'Odio, no? Rotas do Ódio, come si viene nominato brasiliano per la Universal Channel, che hanno visto sì, l'anno scorso, sì, l'anno scorso. Sì, quando sono andata in Brasile, 2018, sì, l'anno Sempre scorso. focalizzata su quello Sì, che ti porta alle pure cose prima di belle. venire in Brava. Italia avevo fatto già dei lavori televisivi, è sempre stato il...
la cosa che mi piace, Il alla tuo punto fine il forte. porno comunque, come ho sempre detto, è stato, io sono rimasta in questo mese, diciamo, del settore, il mese della televisione, di una forma a quale non ho mai pensato che è successo, però oggi comunque, dopo aver fatto strada, sia nel mondo escort che nel mondo art, comunque credo che ho tolto tu, ho abistrato, si dice, ho tolto, ho preso tutto quello che doveva prendere, ho preso tutto quello che doveva prendere di quello, e questo è il momento comunque magari di dedicarmi su queste cose che mi piacciono, anche perché oggi siamo a 2020, non abbiamo tanto il tabù quando 10 anni fa, quando è iniziato, che non si vedeva una trans in una telenovela come oggi in Brasile. Abbiamo, si vede le trans che fanno la modella, che nel mio tempo 10 anni fa non c'era, non è che sono così vecchia, però parliamo di 10 anni fa. E oggi comunque si è sviluppato un po', no? Abbiamo un po' più di opportunità, e se una persona comunque ci mette la determinazione, la Brava. grinta, è capace di arrivare dove vuoi, basta stare lì, non mollare, seguire avanti, non guardare indietro, il passato è passato, prendi quello che praticamente, che prendi di esperienza tutto quello che hai avuto per cercare di fare una strada quale ti piace senza guardare fianco o indietro, perché tutto è possibile quando vogliamo, no? E questo è il momento, questo momento sono momenti dove abbiamo l'espazio. E quindi credo che è il mio momento anche, diciamo che sono un po' stanca di tante cose che ho vissuto in questi 17 anni nel settore hard, comunque nel settore di accompagnatrici, e ora che siamo sviluppati, che ora abbiamo opportunità, voglio proprio dedicarmi, visto che vivo qui in Italia, voglio dedicarmi nell'italiano, imparare un po' meglio comunque e dedicarmi in quello che mi piace veramente. E con tutte queste belle parole, belli progetti, tanti sogni che hai da realizzare, realmente ti auguriamo il meglio, ti Grazie. ringraziamo tantissimo per condividere tutto questo con noi in modo esclusivo, perché realmente sei una persona meravigliosa, siamo sicuri, e anche che troverai tutto quello che stai adesso, che hai in mente come Fisica determinazione. quantica, la Sì. forza del pensiero possiamo fare. Vai, lo Ce la decreti e lo Grazie verrai mille, fatto. grazie Bene, mille, ti grazie a tutti, ringrazio e grazie realmente Daniel. tantissimi, tantissimi auguri da nostra parte, Veronica. Grazie, grazie, è stato un piacere veramente stare qua nel studio, è stato un piacere essere qui per voi che mi seguite, per la gente che seguite il Piccole Magazine e per voi. Bene, ragazzi, è stata Veronica Vena, successo tra successo. Quindi non potete perdere l'inaugurazione del calendario questo prossimo anno e anche il libro. Quindi è così tanti progetti che voi potete guardare su piccolemagazine.tv, piccolemagazine.it, come di solito. Vi invitiamo a seguire tutte le nostre interviste. Ciao!